Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi il tirante e le testine dello sterzo bulk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Molla i bulloni delle ruote anteriori. Solleva la parte anteriore dell'auto. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Appoggia l'auto sui cavalletti. Per cambiare le biellette e la testina dello sterzo, devi rimuovere le ruote per accedere al sistema di sterzo. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Adesso puoi vedere la testina dello sterzo. Gli elementi da rimuovere sono spesso bloccati. Per facilitare l'operazione, puoi spazzolare e usare dello sbloccante. Fai un segno con un pennarello tra la bielletta e la testina dello sterzo. Ti servirà più tardi quando la smonterai e rimonterai. Usa una chiave inglese da 21 per sbloccare il dado della testina dello sterzo dal lato della bielletta. Usa una chiave inglese da 19 per impedire che la testina ruoti. Il controdado serve a evitare qualunque rotazione dei due pezzi l'uno sull'altro, rotazione che potrebbe modificare la geometria del veicolo. Spazzola il dado di fissaggio della testina dello sterzo e spruzzalo con lo sbloccante. Usa una chiave inglese da 17 e una chiave Torx T30 per sbloccare il dado di fissaggio della testina dello sterzo. Se non hai un estrattore per testine, usa un martello per spingere con un colpo secco il dado che hai appena posizionato in cima alla filettatura. La testina deve staccarsi dal perno. Spingi sul perno della testina solo se vuoi cambiarla, altrimenti rischi di rovinare la filettatura. Svita la testina stando attento al segno che hai fatto e contando il numero di giri necessari per toglierla. In tal modo avrai degli approssimativi indicatori quando la rimonterai. Per maggiore precisione, ti consigliamo di misurare con un calibro la distanza tra il controdado e l'estremità dello snodo assiale. Dopo questa operazione, sarà comunque necessario far controllare la geometria da un professionista. Rimuovi il controdado dalla bielletta. Taglia con una taglierina la parte esterna del soffietto per poterlo rimuovere. Usa un cacciavite piatto per rimuovere l'anello di metallo interno del soffietto. Rimuovi il soffietto. Usa un estrattore per biellette, un attrezzo specifico per questo lavoro, per sbloccare il tutto senza fatica. Inserisci l'estrattore fino alla parte fissa della bielletta. Poi usa una chiave a bussola con prolunga lunga, facendo un buon sforzo per ruotarla in senso antiorario. Se la bielletta è dotata di intagli, sbloccala usando una chiave regolabile. Ok ragazzi, se possiamo proporvi questo video, farvi risparmiare e anche grazie al nostro partner Mister Auto. Se anche voi volete sostenerci e acquistare i ricambi per questa operazione, andate a visitare il loro website. Dai, torniamo al lavoro! Trovi i pezzi e i prodotti bulk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Prendi il nuovo snodo assiale e svita il controdado che ci trovi sopra. Prima di montare il nuovo snodo assiale, mettici del serrafiletti medio per evitare che si sviti nel momento sbagliato. Rimonta lo snodo assiale sulla cremagliera dello sterzo. Sempre con lo stesso attrezzo o con una chiave a rullino, blocca la bielletta, ma questa volta in senso orario. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Poi rimuovi l'estrattore. Prendi il nuovo soffietto. Rimonta l'anello di serraggio interno. Applica del grasso siliconico sulle parti del soffietto che saranno a contatto con lo snodo assiale.
rimonta l'anello di serraggio interno. Poi installa il soffietto. Nel corso di questa operazione dovrai intervenire sul sistema di sterzo dell'auto. Un controllo della geometria effettuato da un professionista garantirà di nuovo che il sistema di sterzo sia perfettamente a posto e funzionante. Esiste una pinza specifica per realizzare questa operazione, ma puoi usare anche una pinza tagliante a tenaglia. Chiudi il bordo stando attento a non sforzare troppo per non tagliarlo. Monta l'anello esterno. E inseriscilo. Riavvita il controdado fino alla distanza che hai misurato prima. Prendi la nuova testina e svita il dado che ha su. Rimuovi la protezione di plastica. Usa una spazzola di metallo per pulire il perno. Poi cospargi di grasso al silicone la parte piatta che sarà in contatto col soffietto dello snodo assiale. Monta la nuova testina a sterzo finché non tocca il controdado. Per allineare la testina a sterzo al suo perno senza influire sulla regolazione del controdado, ruota il giunto sferico assiale con una chiave inglese. Rimonta la testina nel perno. Rimonta il dado fornito assieme al pezzo nuovo e stringilo usando una chiave da 17 e una chiave a bussola con inserto a brugola da 5. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Serra il controdado con una chiave inglese da 22, tenendo la testina dello sterzo con una chiave inglese da 20 per evitare di danneggiare la testina. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbassa l'auto e stringi bene i dadi. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Usetool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.